Allora, buonasera a tutti, io sono Vicky, sono una ragazza che è cresciuta qui a Napoli, però ogni estate va a trovare i propri parenti in Ucraina e adesso che noi ci sentiamo in videochiamata, io li vedo affrontare giorno dopo giorno da una settimana questa tragedia e fino a poco fa io in un certo senso mi sentivo quasi inutile a distanza e cercavo in tutti i modi di contribuire per il loro sostegno. E io vorrei tanto dire che oggi, per la prima volta dopo una settimana, mi avete resa felice perché io vedo una fortissima unione qui. Veramente guardo l'orizzonte e c'è una fila di persone interminabile. Quindi prima di tutto grazie, grazie dal profondo del cuore, veramente. Grazie. Pace. Allora, noi stiamo continuando a tenerci uniti, tutti in Italia. Un'altra mia zia che sta al nord Italia, per esempio, io qua dal sud, come tutti gli ucraini, anche in Ucraina, appunto, i miei parenti che si trovano per fortuna al confine con la Polonia, quindi adesso vivono questa atmosfera di sirene che suonano tutti i giorni, 4 volte al giorno, quindi scendono in cantina, risalgono e quando hanno possibilità vanno a fare volontariato anche loro lì per aiutare con la mensa, per cucire le reti mimetiche per i soldati e noi qui pure stiamo continuando a fare volontariato per spedire i farmaci, soprattutto per spedire i cibi a lunga conservazione, l'abbigliamento. Per sostenere questa lotta contro la libertà. E vi ringrazio perché anche voi state regalando davvero un sostegno veramente molto importante per tutto il mondo attualmente. Grazie, grazie veramente. Slava Ucraini!